Ciao a tutti, eccomi qui con un video haul. Voglio farvi vedere quello che ho acquistato su Beauty Bay. Ho acquistato recentemente, io adoro quel sito, lo guardo tipo 3 volte alla settimana. Ho fatto un po' di acquisti perché, come quest'estate, spendendo un tot di soldi, c'era una pochette piena di prodotti in regalo e quindi insomma ne ho approfittato. Ho preso qualche regalo di Natale per me, qualche regalo di Natale per gli altri e adesso sono qui a mostrarvi tutto quasi perché i regali di Natale per gli altri li tengo nascosti, altrimenti rischio che li vedano. Comunque, insomma, Beauty Bay, sito fantastico. Rispondo subito ad alcune domande che mi sono arrivate in questi giorni. Tante persone mi hanno chiesto in quanto tempo arriva il pacco e che spedizione ho scelto. Allora, io ho scelto la seconda spedizione tra le tre che trovate, quindi quella tracciata, tracciabile, non mi ricordo mai come si dice, in 3-4 giorni. Vi consiglio di scegliere quelle perché arrivano con il corriere, altrimenti rischiate che vi arrivi la roba con le poste italiane. O comunque con le poste in generale, il sito è inglese, quindi prima partono dall'Inghilterra e poi arrivano in Italia e rischiate veramente tempi biblici, prodotti che non arrivano mai, pacchi che non arrivano mai e un sacco di nervoso perché avete speso soldi per niente. Quindi spendete magari 10 euro in più, trovate qualcosa in più e fatevi la spedizione con corriere, così arriva in una settimana senza problemi, avete la tracciabilità, quindi sapete esattamente dov'è il pacco e quando e via, e non ci sono problemi. Tutte e 2 le volte che io ho ordinato non ho avuto alcun tipo di problema con la spedizione, sono stati super veloci, super precisi. E, insomma, il pacco è ben fatto, all'interno ci sono tutti i sacchettini con il pluriball, quindi non si rischia neanche che la merce si rovini. Poi ovviamente insomma il rischio c'è sempre perché il pacco viaggia, però io non ho trovato niente di rotto. E quindi appunto fate attenzione alla spedizione e fatevi un po' i conti e scegliete proprio quella lì con corriere. Quindi la prima che trovate io ve la sconsiglio altamente. Una volta mi era successo, anzi, sì, una volta mi era successo con Feel Unique. Avevo scelto la spedizione, quella più economica, e il pacco non arrivava mai. Erano regali di Natale, quindi tipo un paio d'anni fa, e sono arrivati il 23 dicembre. Io ero in super ansia e ho detto mai più. Quindi, appunto, fate un po' attenzione riguardo alle spedizioni. Comunque, andiamo avanti, vi mostro tutto quello che ho acquistato. Se riesco, vi faccio anche gli swatch. Perché tante volte ho fatto dei video haul senza gli swatch e tante, tante, tante si sono lamentate perché volevano gli swatch e faccio quello che posso. Tante volte non li faccio perché magari preferisco fare un video dedicato al preciso prodotto che magari voi volete vedere o che scelgo io e farvi vedere gli swatch lì, così insomma sono tutti, sono ognuno per conto suo e via. Però se volete gli swatch anche nei video haul non c'è nessun problema, li faccio. Quindi partiamo. Ho preso 2 palette della Juvia's Place, era una vita che volevo la Mini Masquerade, ce l'avevo lì nel carrello da tipo 3 mesi e ogni volta finiva, io la reinserivo. Finalmente sono riuscita ad acquistarla. La palette è questa qui, eccola qui. Vi metto qui sotto i prezzi perché non me li ricordo. Questo qui è un brand che si vede più che altro dalle youtuber straniere. In Italia non è molto conosciuto o comunque non è molto, come dire, acquistato, ecco. E ci sono varie palette. Io ho preso la Mini Masquerade
perché volevo provarla e ci sono sia colori un po' più neutri, sia colori un po' più strong. E quindi eccola qui, me la vedete anche indossare perché ho degli ombretti addosso. E proviamo un paio di colori di questi. Devo ancora fare gli swatch, quindi li facciamo qua insieme. Il primo è C. Ecco, sono stracuriosa dei verdi, Mali è il verde. Eccolo qui. Poi c'è Dahlia, che è il blu elettrico, molto bello. Proviamo Casablanca. Bello Casablanca, guardate questi due insieme. Vi ho fatto vedere solo quelli shimmer, proviamo qualche matte, se riesco a pulirmi bene le dita. Proviamo Ada, che è questo qui. No. Zobo, che comunque sto indossando, eccolo qua. Cosa possiamo provare? Giza, questo più chiaro. Ecco, quindi insomma la qualità sembra buona. L'ho già usato un paio di volte, non ho usato quelli super colorati ovviamente. Però insomma arriveranno video anche con questa palette. Fatemi sapere quali sono i colori che vi incuriosiscono di più. E poi, sempre dello stesso brand, ho preso anche una palette di blush. Era una vita che non prendevo dei blush, sì, gli ultimi di Essence, però sono più illuminanti. Questa qui è la The Saharan Blush volume 2, c'è anche la 1, ma ha dei colori un po' più particolari. Comunque le grafiche di queste palette sono veramente bellissime. E questi sono i blush. All'interno sono 6. Ci sono al centro 2 illuminanti. Io voglio farvi vedere questo che si chiama Sola. Guardate che bello. E l'altro è Zoba, molto più discreto. E poi ci sono i blush. Ecco qua, proviamo anche Tarda. Questo è così, e questo qui è un bronzer, che è quello che sto indossando. Molto bellina anche questa qui. Poi ho acquistato 2 prodotti Jeffree Star, una tinta e un rossetto. Vi dico già, del rossetto non vi faccio lo swatch perché prima voglio fare le foto per il vlog e non voglio rovinare la punta, e quindi vi farò lo swatch un'altra volta, cioè ve lo farò vedere sulle labbra. Della tinta Velour Liquid Lipstick ho acquistato Unicorn Blood, che è bellissimo e volevo prenderlo da sempre, ma era sempre terminato ogni volta che ci provavo. Questo qui è il colore, ve lo faccio vedere qua sulla mano. Io ho già un'altra tinta di Jeffree Star, questo qui è Unicorn Blood. Ho già un'altra tinta di Jeffree Star, Gemini, che è la mia preferita, sia perché ha lo stesso nome del mio segno zodiacale, sia perché ha un colore bellissimo, sia perché dura davvero tantissimo. Io ve li consiglio questi prodotti di Jeffree Star, sono i migliori che abbia provato fino ad ora, molto confortevoli addosso, molto molto resistenti, super facili da stendere. Se riesco vorrei prendere anche un paio di colori della collezione festiva, speriamo che non finiscano prima. E poi appunto ho preso anche un rossetto che si chiama Lip Ammunition. Ho preso il rossetto perché la tinta era finita e ho preso Celebrity Skin, credo sia il colore per labbra di Jeffree Star più venduto, comunque il più conosciuto, il più provato insomma. E questa è la confezione, è bellissima. E tutta rosa appunto, si apre, e questo qui è Celebrity Skin, che come vi ho detto non vi swatcho, ve lo farò vedere quando ho fatto le foto. Non ho ancora avuto tempo
di fare le foto fatte bene a questo qua. E poi ho preso un pennello, un blending brush di BH Cosmetics in numero 12. Volevo farvi vedere che arriva nella scatolina, non mi era mai capitato, credo. E questo costa poco, però sembra buono. Scatolina e dentro poi la sua plastichetta. Questo è il pennello. Ne hanno vari, veramente tantissimi di pennelli su Beauty Bay, sia più costosi sia meno costosi. E poi ho acquistato l'olio per il viso di Pi Skincare nell'edizione limitata dedicata a Londra. Questo si chiama Rose Hip Bio Regenerate Oil e questa è la sua confezione, è bellissima. Come vedete ci sono tutti i monumenti di Londra, c'è la London Eye, il ponte, il Big Bang, insomma, molto molto bella, l'hanno fatta uscire proprio per Natale. E poi appunto si apre e all'interno c'è l'olio. Prima però vi faccio vedere che c'è scritto From London with Love. E all'interno c'è l'olio, appunto, e anche la boccetta ha i monumenti di Londra, quindi riprende la confezione. E questo qui è un olio tutto naturale per il viso, aiuta tantissimo la pelle sensibile e che ha bisogno di protezione. Io ho una pelle veramente pessima ultimamente, non so più cosa fare e vergogno quasi perché proprio è segnatissima e piena di schifezze, ma non sono brufoli, sono proprio... Non so neanch'io, lo vedete anche voi che proprio è peggiorata veramente tanto, non avevo una pelle così brutta e, o comunque insomma è riuscita un po' a sistemarla, però ultimamente si sta impegnando per essere pessima e non lo so, se voi avete qualche info da darmi, qualche soluzione, vi prego scrivetemela nei commenti. Comunque questo olio qui è fatto da estratto di semi di rosa canina, frutto di rosa canina, tocoferolo, estratto di rosmarino, quindi è super super naturale. L'ho già applicato un po' di volte, mi piace molto sul viso e devo dire che la pelle insomma si è un po' ammorbidita. Poi appunto ho acquistato dei regalini che non vi faccio vedere perché altrimenti svelo tutto, però come vi ho detto all'inizio, all'interno o comunque spendendo un tot di soldi regalavano una pochette o un beauty pieno di prodotti. Questa qui è l'edizione natalizia, vedete, nera in vellutino finto con la doppia cerniera, è molto bello questo beauty e all'interno c'è un sacco di roba che vi faccio vedere subito. Allora, partiamo dal Frank Body, questo qui è uno scrub corpo e io voglio prendere lo scrub per le labbra che si vende su Beauty Bay, trovate tutto il range Frank Body, questo qui, e sono 20 grammi. Poi cosa c'è? Questo qui è interessante, è una polvere da mescolare all'acqua o alle bibite, quindi che ne so, al tè, al succo, qualcosa di healthy, come si dice, o comunque non alle schifezze, e aiuta un po' a migliorare appunto la pelle da dentro. Si chiama Glow Inner Beauty Powder. E c'è appunto questo campioncino e poi un campioncino della CC Cream di Youth Lab. Eccola qui. Poi c'è un pennello Sigma, versione Travel, L56. Eccolo qui, quindi piatto e sintetico, tutto rosa. Un primer viso di Laura Geller, quello che si chiama Sparkle. Questo. E questi sono 15 ml, però insomma è una buona quantità. Poi un mascara di Pure, questo qui si chiama Fully Charged, e qui sotto c'è scritto mascara
Powered by Magnetic Technology. Dovrò leggere cosa significa. Comunque, questo è il mascara, ovviamente mini size, sono 5 ml. E poi queste sono meravigliose, le Unicorn Lashes, queste appunto sono full size. Queste qui sono le Forget Me Not e sono molto belle, anche perché appunto sono, come dire, non sono piatte, ci sono le ciglia che sono un po' più alte, un po' più basse, quindi sembrano proprio super naturali e addosso devono essere bellissime, non vedo l'ora di provarle, ma anche no perché mi dispiace. E poi il pack è fantastico. Poi dall'altra parte c'è una full size di un ombretto di Makeup Geek, io ne ho già 5 mi pare. Questo qui è nella tonalità Peach Smoothie, una tonalità che va bene per tutti, quindi insomma molto carino anche questo, perfetto per sfumare. Non sono male gli ombretti Makeup Geek, ovviamente questa è solo la cialdina, vengono venduti solo in cialdina, quindi è proprio una full size. E vi avevo fatto anche un video recentemente con gli ombretti Makeup Geek, magari ve lo linko qui da qualche parte. Poi un flaconcino di Liquid Blender Cleanser, quindi di sapone per la Beauty Blender, anche l'altra volta c'era. Questo è molto interessante, un liquid lipstick di Ofra nella tonalità Bel Air, che andiamo subito a swatchare sulla mano. Sembra una mousse e anche un buon profumo di vaniglia. Questa è la tonalità, lo swatch, molto naturale e universale direi. Sembra molto carino e ha una consistenza particolare anche nella stesura, sembra proprio una mousse. Poi che cosa c'è? Ah, questo è stra interessante, il Dr. Lip Original Nipple Balm, quindi questo qui è perfetto per le labbra secche, screpolate. E l'ho visto in giro un sacco di volte, anche su Beauty Bay navigando, l'ho sempre visto e mi ha sempre fatto voglia. E adesso insomma lo provo. Questi qua sono 4 ml, è appunto un balsamo che non va applicato solo sulle labbra, ma può essere applicato anche sulle mani se sono molto secche, sul naso, sul viso, insomma ovunque. Dopotutto si chiama Nipple Balm. Molto molto interessante questo pennello di Morphe, l'R10, è un pennello per il viso abbastanza denso, secondo me perfetto per la cipria sotto l'occhio, ma anche per il contouring e per il blush. Eccolo qui, anche questa appunto è una full size e molto bello. Anche l'altra volta c'era un pennello di Morphe, era uno da occhi e da sfumatura. Poi questo illuminante di Doll Beauty, questo si chiama Doll Light Mini Doll, Like a Diamond è la colorazione ed è appunto un illuminante. All'interno c'è addirittura lo specchio con scritto Make Them Stare. E questo qui è questa qui è la cialda. Vi faccio vedere toccando leggermente perché anche di questo voglio farle foto. Questo qui è lo swatch, è super super luminoso, è un po' doratino con un riflesso rosino, tuttorino. E poi che c'è? C'è una mini size dell'eyeliner Skinny di Eyeco, io ho la full size ed è fantastico questo eyeliner, questo qui è ottimo da viaggio. Poi uno shampoo di Sasha Joan, Lotion Mist Volume Shampoo. Questo qui sono 100 ml, molto bella la confezione. Voglio usarlo per sapere se sa di oceano. Non sa proprio di oceano, però ha un buon profumo. E poi comunque 100 ml non sono per niente pochi. Poi c'è uno spray viso di Mario Badescu con aloe, cetriolo e tè verde. E per finire questo
spray per capelli per donare un po' di texture e volume, di living proof. E ovviamente appunto poi il beauty. E basta, questi sono i miei acquisti su Beauty Bay. Conto di acquistare assolutamente in prima possibile. Hanno tantissime cose interessanti, tanti brand, magari meno cose low cost, me ne rendo conto, oddio, però sì, ci sono anche brand low cost che però sembrano high end, come si dice, quindi c'è Morphe, c'è BH Cosmetics, c'è anche Le Splash, c'è anche Nabla da poco, c'è vabbè Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, Makeup Geek, che ha dei prodotti veramente interessanti a pochi soldi. Poi che cosa c'è? Uvia's Place, come avete visto, Violet Voss, veramente tanti brand che in generale si fatica un po' a trovare, e appunto essendo un sito inglese non si rischia la dogana, quindi meglio di così non so che cosa c'è. E hanno veramente tantissime novità spesso, quindi io vi consiglio di darci un'occhiata appunto. E come vi ho detto all'inizio, fatevi un po' i conti riguardo le spedizioni, non mi ricordo adesso quanto bisogna superare per avere le spedizioni gratis, però appunto tutte e tre dopo un certo tot, ovviamente tre tot diversi, a un certo punto sono gratuite. E l'ultima, se non sbaglio, è semplicemente quella più veloce, quindi vi arriva in meno tempo, ma non ne sono così sicura perché non essendo un sito italiano c'è appunto bisogno di qualche giorno di viaggio. E basta, come vi ho detto, io mi trovo benissimo, mi piace un sacco come sito, ci sono anche molti prodotti di skincare e cura dei capelli veramente interessantissimi. E ho visto che tengono anche un po' questi superfood come il campioncino che avete visto dentro al beauty, quindi c'è un mix di pancake o magari mix di bibite, nulla di che sì, possono essere interessanti. Io volevo prenderli però poi ho lasciato stare, ho preferito i trucchi. E basta, se avete qualsiasi altra domanda lasciatemi un commento qui sotto che io non vedo l'ora di rispondervi. Vi abbraccio, vi saluto, vi aspetto su tutti i social con questo nome qui, e alla prossima, ciao!